Prendiamo da Angelo Cuzzolo, dirigente della Regio Mediterranea. Cuzzolo, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera, ben buonasera. Ritrovato anche a te. Vorrei sottolineare che prima con Fanello, non l'ho puntualizzato, prima si parlava di gara che si è accesa, ma dal punto di vista agonistico, perché chiaramente c'era la Regio Mediterranea che voleva recuperare il risultato e come il San Biase cercava di fare il colpaccio, quindi si è accesa in questa fase finale la gara. Ma c'è stato giusto la confusione nel momento dell'espulsione. C'è grande recriminazione, Cuzzolo, su questo, io lo chiamo presunto calcio di rigore perché non l'ho visto, da come ne parla Fanello sembra sia lampante. No, ma noi ne abbiamo parlato sia col mister che con gli altri dirigenti, insomma, sarebbe da ipocriti, insomma, non ammettere quella che è stata la realtà. Se dobbiamo dirla tutta, dobbiamo anche dire che il gol del 2-1 per il San Biase è stato viziato da un nettissimo fallo sul portiere che l'arbitro non ha visto, e quindi, o meglio, ha visto, però ha dato un'interpretazione del tutto diversa da quella che era la realtà. Quindi alla fine i conti, insomma, siamo quel 2-2, insomma, alla fine ci sta. Non è una questione di conti, perché oggi abbiamo visto un San Biase. Io personalmente ho fatto anche i complimenti al mister, perché il San Biase ha giocato una grandissima gara, ma in tutti i reparti, insomma, è stato un San Biase devastante, possiamo dire tranquillamente così. Quindi certo, se poi andiamo ad analizzare anche gli errori arbitrali, possiamo pure dire, perché è stato evidentissimo, poi il mister si è scusato perché non aveva visto questo fallo sul nostro portiere, quindi, ma questo non vuol dire che il San Biase non ha meritato il pareggio, e che sicuramente avrebbe meritato anche qualcosa in più del pareggio. Sì. Forse è stata una delle squadre più forti che è venuta. Sì, doveva anche riscattare quella che è stata la brutta sconfitta in casa del Sersale. Poi settimana scorsa non si è giocato con il San Luca, era chiamata a recuperare, anche perché il San Biase lo troviamo a 15 punti, ad un punto dai play-out, cioè ci sono pure questi aspetti che spingono qualsiasi squadra a dare il massimo in un torneo molto equilibrato. Si è visto anche il fatto che, immagino, insomma, il fatto di passare in vantaggio Reggio Med costretto sempre a rincorrere oggi. Sì, ma Reggio Med giocava in casa, e quindi al trovarsi in svantaggio già al 12esimo è stato un duro colpo. I ragazzi hanno cercato di recuperare questo gol, però ripeto, ci trovavamo davanti una squadra ben attrezzata, una squadra forte, e quindi qualche difficoltà c'è stata ad agguantare il pareggio. Però è stata una partita bella, entusiasmante, insomma, è stata una partita accesa dal tono agonistico, ecco. Poi c'è stato il patatrac che ha fatto un po' riscaldare gli animi, ma se guardiamo il lato del gioco possiamo dire che è stata una bella gara, e dove il San Biase ha fatto vedere un grande calcio quest'oggi. Quindi c'è da osservare questa classifica, almeno fino, mi pare di capire, da vederla così incompleta, perché dovremo attendere i recuperi, penso che ce ne andremo fino al 4 gennaio. Quanto potrà influenzare un poco questo mercato e questa parte di campionato? Ma non lo so, perché adesso ci sono le squadre che magari hanno zoppicato un po' in questo giro dell'andata, che cercheranno di correre ai ripari cercando di chiudere qualche falla che si è presentata durante questo cammino, ma anche chi sta in testa credo che andrà a puntellare un attimino quelli che sono gli organici. Quindi la sosta aiuterà anche a chiarire un po' le idee e capire quale potrebbe essere il futuro della propria società. Sì. Qualsiasi dirigente farà un ragionamento su quello che è stato questo girone di andata, e quindi si trarranno le conclusioni che saranno ritenute più opportune. Quindi, intanto mi pare di capire che in casa Reggio Mediterranea si sia deciso un poco di
di cambiare un po' la gestione di quello che è la rosa, no? Nel senso che magari si aveva qualche giocatore di fuori che ora viene rimpiazzato da qualche giocatore del posto per una gestione anche di budget. Ma c'è stato questa situazione con D'Angelo, con Ismail, insomma, ma Ismail è un ragazzo che ha trovato poco spazio e quindi il D'Angelo stesso è un giocatore infortunato, con un infortunio abbastanza serio, che magari non avrebbe potuto garantire una certa continuità, ma se questi giocatori sono stati presi perché dovevano essere gli attori principali di quella che noi ancora ci aspettiamo, una promozione in Serie D, quindi vedremo, faremo le dovute valutazioni. La società è la dirigenza è molto attenta e quindi si vedrà, insomma, anche perché questa sosta si arriva, però è una sosta un po' frantumata per queste finali di Coppa, queste partite da recuperare, insomma non sarà come gli altri anni che magari ci sarà un lungo periodo di riposo e quindi anche qui scelte insomma molto discutibili, però alla fine è inutile che stiamo a discutere ogni anno, perché poi si ripresentano sempre le stesse situazioni e quindi discutere si poteva, lei dice, magari no. Spostare la finale di Coppa Italia e chiudere questo girone di andata il 22 dicembre, ma sì, perché alla fine io credo che sia più importante un campionato d'eccellenza che una finale di Coppa, quando hai la possibilità di farla giocare. Perché se adesso il San Luca arriverà in finale come è auspicabile, salterà anche la partita col San Biase, che poi credo sia recuperata a gennaio, insomma c'è una situazione un po' di incertezza e di instabilità, insomma. Sì. Comunque. Di poca linearità, non che ci sia, per carità, non sia un campionato falsato, no, perché non voglio utilizzare, però non c'è la linearità nel senso che... assolutamente, io parlavo, forse mi sono espresso male, parlavo di linearità, sì. Ecco, quindi c'è un saltellare da una data all'altra che magari sconvolge anche quelli che sono i piani che la società hanno messo in piedi ad inizio stagione, quindi sì. Certo, non si può prevedere che ci sarà il temporale che bloccherà un'intera regione. È chiaro, no, però quella è una causa di forza maggiore, certo. Si può anche cercare di risolvere la problematica che è derivata da questo blocco delle gare in una maniera più indolore, comunque. Cuzzola, alla fine, pian pianino, in zona playoff ritroviamo una squadra che è la Vigor Lamezia, diciamo a 6 punti dalla vetta, e lì insieme alle altre ha fatto gran parte della stagione un attimino in basso, ora pian pianino ha recuperato terreno ed è là, sarà come molti dicono proprio una delle squadre che alla fine darà filo da torcere a tutte. Ma guarda Antonio, io in tempi non sospetti, quando sono stato contattato, mi sembra, non ricordo se era da Emilio o da Mimmo Toscano, all'epoca dissi che non bisognava soffermarsi sulle squadre presenti in vetta alla classifica, perché io avevo detto è impossibile vedere un campionato d'eccellenza dove nei primi 5 posti non c'è la Vigor, quindi ma anche per l'organico che era stato fatto, è vero che è stato fatto tutto in fretta perché sappiamo quello la promozione come è arrivata, però è un organico di tutto rispetto e quindi non si può pensare di non vedere la Vigor nella testa alta della classifica, quindi è un campionato equilibrato dove non c'è la mazza campionato come gli altri anni, ricordiamo Corigliano, Locri, Isola che già avevano iniziato a fare il vuoto o quasi in questi periodi, quindi però secondo me fino alla fine la lotta sarà dura, perché insomma ci sono organici di tutto rispetto e quindi qualsiasi società dirà la sua. Sì, senza dubbio. Grazie Cuzzola.